L'Associazione Nazionale Animas ODV ha presentato presso la sala giunta della provincia di Salerno il libro fumetto Alice e la sua compagna invisibile, scritto da Lucia Marotta. Le tavole sono state realizzate sotto la guida della dottoressa Lucia Marotta dall'alunna Ilenia Coppola. L'autrice Lucia Marotta ha voluto che la protagonista fosse una ragazza per porre l'attenzione sulla sindrome di Sjögren primaria sistemica, malattia rara e invisibile, che colpisce in Italia ben 300 bambini. Il disagio di questi bambini adolescenti spesso è notevole, coinvolgendo anche la famiglia. La presidente, anche lei malata da ben 26 anni, ha voluto, attraverso il libro fumetto, scuotere le coscienze e allo stesso tempo sperare che si possa sconfiggere questa compagna invisibile. Allora, intanto Alice è la protagonista di questo libro fumetto, un genere che già avevo affrontato, il fumetto, però nella fiaba. Ho pensato che fosse utile e anche importante divulgare alla massa, se possibile, questa malattia invisibile. Quindi Alice è un'adolescente di 12 anni che verrà purtroppo colpita da questa subdola malattia che è la sindrome di Sjögren primaria sistemica e dovrà imparare a convivere con questa compagna invisibile e dovrà affrontare disagio e anche dover affrontare anche le risatine, le insinuazioni del mondo che la circonda, quindi le sue compagne, gli insegnanti che spesso non conoscendo la malattia non riescono a percepire la sofferenza, il disagio che una ragazza può provare nell'affrontare una malattia che spesso è subdola, insomma. Una malattia con la quale lei convive e combatte da circa 26 anni? Sì, purtroppo è la malattia che ha colpito anche me e questa volta ho voluto che il personaggio non fosse un personaggio adulto, ma appunto una giovane ragazzina, per creare quell'attenzione da parte delle istituzioni, da parte anche delle case farmaceutiche, ad investire su una malattia che colpisce, ahimè, 300 bambini in Italia. Quindi 300 famiglie che vengono completamente devastate, perché solitamente l'adulto viene lasciato solo, mentre il bambino, l'adolescente, trova spesso, come giusto che sia, il supporto della famiglia, ma un supporto che diventa disagio per la stessa famiglia. Alla stesura del libro ha contribuito anche una ragazza che lei ha premiato. Sì, questo libro fumetto appunto doveva essere illustrato e quindi io ho proposto al liceo artistico di Salerno la possibilità appunto ad un'alunna di accogliere insomma questo progetto del libro fumetto e quindi dietro mie indicazioni e suggerimenti è riuscita a realizzare queste tavole che fanno parte integrante del testo.